di quel libro del nostro comune amico Unterricht. Nessuno lo sapeva dirmelo. Allora, diciamo, ho guardato meglio l'invito e ho visto che Caldonazzo non Pedrazzo. Allora, però ho avuto la fortuna di poter vedere la bellezza anche di questa vallata che ho potuto trascorrere. Sono venuto in ritardo, però per quale motivo sono venuto? Io sono venuto prima di tutto a complimentarmi con la con i vostri appartenenti a questa associazione, a questa iniziativa Book Festival, perché penso, diciamo, che è una cosa molto importante. Molto importante perché qui sono donne e maschi che scrivono, che si esprimono, che vogliono esprimere le loro idee su certi temi dei quali parliamo continuamente, anche quando non vogliamo. Però è la realtà. Uno parla dell'amore, l'altro dell'odio, uno parla della storia, l'altro della natura. Tutti si esprimono in un certo modo, e questo secondo me è importante, prima di tutto per le persone stesse, perché così più o meno vogliono dire: io mi esprimo, io non voglio prendere l'ughera duodenale, ma io voglio sfogarmi, voglio scrivere ciò che io penso, ciò che io vedo, ciò che io sento. E per questo motivo è sempre importante che loro abbiano poi la possibilità anche di poter far partecipare altri nella presentazione delle loro opere. Ho visto che sono moltissimi di questi scrittori che fanno parte a questo festival, e tra questi anche il nostro comune amico forestale. Anch'io sono agronomo forestale, so, diciamo, che lui ha lavorato per molto tempo in quel settore lì. Anche lui appartiene a una famiglia molto nota in provincia di Bolzano, gli Unterricht von Menofon. Hanno sempre avuto una grande importanza. Loro avevano case nobili e hanno restaurato, e così hanno mantenuto anche un monumento visibile della storia. Però non è questo monumento, però il contenuto di questo spirito, cioè loro hanno sempre partecipato alla vita pubblica, non solo nei tempi d'oggi, ma anche prima. Sappiamo che loro nella lunga storia d'Austria contavano sempre, e così anche Rudolf Unterricht faceva parte di una storia che oggi possiamo non capire, è quasi impossibile, però leggere o fare il possibile per capire questa storia, questo tempo. Però d'altra parte occorrono delle persone che hanno una memoria lunga tramite i loro cofamiliari, antenati, eccetera, perché così più o meno la storia passa da una generazione all'altra. E così Massimiliano Unterricht ha fatto bene di dire: io mi sento in grado di esprimere ciò che io sento e che i miei antenati mi hanno raccontato. E noi nel Trentino, nell'Alto Adige, abbiamo passato veramente una lunga storia, una storia molto difficile. Se io questo lo racconto a mio figlio, solo ciò che ho vissuto io non me lo crede. Se io racconto degli anni 40, 50, 60 e via di seguito, lui non lo crede che è stato una volta così, e quelli di prima ancora di più. Perché oggi tutti parliamo dell'Unione Europea, parliamo che questo è sbagliato, quest'altro è sbagliato, qui dovrebbero migliorare questo e quest'altro, però non pensiamo mai che già per il fatto che l'Unione Europea ci ha portato la pace è moltissimo, anzi la cosa più essenziale dell'Unione Europea è la pace. Noi, almeno io, sono forse la prima generazione, e voi siete molto più giovani, siete voi la seconda, terza, quarta, che vivono senza guerre, senza dover passare gli anni più belli nelle varie guerre. Il mio nonno, bisnonno, anche il mio padre, lui ha passato ancora gli anni più belli in guerra, ha dovuto più o meno difendere qualcosa dove lui stesso qualche volta non lo sapeva. Mi ha raccontato un mio vicino che era in Russia,
era, diciamo, la sera ha dovuto fare i controlli, eccetera, è uscito, gli venne incontro un russo. Allora lui lo guardava, non sapeva, se io non sparo, spara lui. E l'altro forse pensava, la pensava così come lui, si sono dati la mano e sono andati via. Vuol dire, diciamo, anche qui, vediamo che in realtà, diciamo, queste persone dovevano andare in guerra perché diciamo, i responsabili lo volevano. E così anche qui, quando c'erano queste guerre, diciamo, proprio i trentini, per loro non era facile partecipare da questa o quest'altra parte, perché da un lato c'era Italia vera e propria, come hanno detto, e dall'altra parte erano i trentini che erano sempre in gran parte fedeli all'Austria. E per questo per loro non era così facile, già l'idea per se stessa, dovevano difendere questo territorio per gli austriaci o volevano non far niente per facilitare l'entrata, diciamo, della parte italiana. E poi anche, diciamo, come hanno gestito o come hanno portato avanti queste guerre, come erano in queste guerre. Noi pensiamo sempre alla situazione di oggi, ma allora tutte le infrastrutture, la possibilità di vivere, i rapporti, tutto era diverso. E per questo secondo me è giusto che qualcuno che l'ha sentito descrivere da qualche cofamiliare, che lui faccia il possibile per descriverlo, per presentarlo, ma per mantenerlo insieme, per conservarlo anche ai suoi diciamo, figli. E per questo credo che Unterrichter ha fatto bene di fare questa, di pubblicare queste sue idee in questo libro. Io mi congratulo con lui, perché so, diciamo, che non è facile esprimere, come qualcuno prima, non so se lui l'ha detto o meno, che prima di scrivere lui vuol, diciamo, entrare in quel mondo, e qualche volta, diciamo, piange anche se non conosce le persone, e anche, sapendo che le persone non ci sono più, però, diciamo, uno, diciamo, che si inserisce in quel mondo, e dovete sapere, in quel mondo non è, diciamo, così lontano, sono praticamente 80 anni o 90 anni, diciamo, che sono passati. E allora, diciamo, però erano sempre persone, madri, padri, figli, eccetera, perché noi pensiamo sempre solo a coloro che erano direttamente coinvolti nella guerra. In realtà coloro che stavano a casa, che dovevano attendere ogni giorno il postino per vedere, arriva una notizia che mio figlio, mio marito, mio papà, eccetera, è ancora vivo o no. Diciamo, questo non era così facile. E poi anche la povertà. Noi oggi viviamo in una situazione abbastanza benestante, ma allora veramente era fame. Io mi ricordo quando mio papà e anche mio nonno mi hanno raccontato. Loro erano da qualche parte del mondo, a casa, diciamo, c'erano le mamme, io a casa mia 11 figli, e era la mamma che ha dovuto trovare da mangiare qualcosa a quei figli. Era la mamma che ha dovuto andare a tagliare qualche tronco per garantirci una stuva calda. Vuol dire, diciamo, che questo oggi è difficile per noi capirlo, e perciò ha fatto bene di metterlo in un riassunto in questo libro. Io da parte mia ringrazio tutti coloro, l'associazione, gli organizzatori di questo PUG Festival, di dare la possibilità a tanti interessati, prima di tutto di presentare le loro opere e dall'altra parte anche di far partecipare gli altri, perché credo che proprio questa conoscenza della natura, conoscenza della storia, conoscenza dei sentimenti umani, delle possibilità di incontrarsi, di discutere insieme, questo oggi è particolarmente importante. Perciò grazie allo scrittore, in questo caso, di questo libro. Io spero, diciamo, che lei l'ha scritto, perché molti, io spero, diciamo, che molti abbiano l'interesse e anche una certa soddisfazione di poter leggerlo. E io spero che questo libro
come anche molti altri, possono partecipare di migliorare un po' il mondo. Se arriviamo a questo, allora credo il traguardo lo abbiamo raggiunto.